E via Giovanni XXIII, sì. Numerose le palazzine Ater che continuano ad avere grandissimi problemi. Ce n'è un altro che forse non è mai stato giustamente valutato, ovvero l'amianto. Certo, perché io abito di fronte e tutte le mattine quando mi sveglio osservo questi tetti di amianto e mi sono posta anche la domanda, dico ma se c'è stato il sisma, c'è stato il terremoto, le colonne che non reggono, le persone che sono scappate via, questi tetti di amianto che dicono che sono pericolosi quando ci sono, si creano delle lesioni col terremoto, a me chi me lo dice che non si sono lesionati? La prima cosa che avrebbero dovuto fare, che comunque dovrebbero fare, è appunto controllare questi tetti e fare poi gli interventi che devono fare per bonificarli. E poi siamo lasciati completamente all'abbandono, le erbacce che crescono ovunque, perché io parlo di via Giovanni e via Adamoli, ma se andiamo al quartiere San Benedetto, io vado a camminare perché ho la cagnolina, è tutto un lerciume, è tutta una sporcizia, di là i giardinetti dei bambini che sono lasciati all'abbandono, qui le erbacce che proliferano come vogliono e le immondizie che vengono lasciate dove vogliamo, perché se uno osserva, insomma, la scarsità di igiene regna ovunque, quindi io non credo che questo sia un quartiere che viene considerato purtroppo da chi governa, destra, sinistra, non mi interessa, però noi paghiamo le tasse, la Tari come la pagano gli altri, quindi io dico perché qua da noi i servizi non ci stanno. Peraltro queste palazzine sono diventate anche il ricovero per i piccioni. Certo, perché poi ci sono tutte le finestre aperte e di conseguenza i piccioni vanno dentro e si accoppiano giustamente, fanno i figli e ci fanno i nidi e quindi poi lì dentro sarà pieno di escrementi. Che dobbiamo fare? Posso... Qual è la situazione? A chi va questo appello? Beh, io penso che vada a tutte le forze di governo e anche alla regione, perché io ho chiesto, per quanto riguarda i tetti, ma ha detto che deve intervenire la regione. Allora la regione faccia la sua parte, il sindaco faccia la sua parte, la provincia faccia la sua parte. A chi mi devo rivolgere? La Team faccia pure la sua parte, perché io ho detto, voglio sapere anche il bilancio di previsione, qual è stato? Ci sono degli interventi che faranno in queste zone o non ci sono? Questo voglio sapere, cioè che fine fa con l'atterrato? Queste palazzine poi le buttano giù, non le buttano giù, le dovevano buttare giù, non le buttano giù. Sono venute, hanno levato dei mobili e poi qua il lerciume. Ma questo è possibile che noi dobbiamo vivere con queste condizioni, adiacenti a queste condizioni igieniche? Io penso che un controllo sanitario vada fatto pure.